fuori dalla mente, fuori nel tempo, che scorre e vola via come un uccello colorato, come uno scoiattolo veloce. Fuori dai palazzi, fuori c'è la vita e la morte, fuori dalle idee, una carcassa d'animale si dissolve poco a poco. Fuori dalle sensazioni, fuori dalle fantasie, fuori dalle speranze, un grigio opaco copre il sole. Mentre un cane piange, piange il cane per l'assenza della figura umana, sconfortato dall'assenza di umanità. Si dimena il cane solo, lasciato solo, abbandonato. Abbandonato in un giardino di cemento, alberi di cemento armato, fiori di ferro, odori di sterco, vetri di metallo tutti intorno, singhiozzano all'impazzata. Fuori dalle cose della testa, fuori dalle visioni della mente, fuori dalle impressioni, dalle interpretazioni, fuori dai comodi concetti, nell'impalpabile universo in movimento. Fuori, corpi ansimanti, appesantiti, trascinano la loro stessa materia, fatta di sostanza poco durevole, debole, fragile, nella caducità irrefrenabile della materia nell'universo. Fuori dall'obiettivo, fuori dallo schermo, fuori dall'immaginazione, fuori dai calcoli, dai tecnicismi, dalle scienze, fuori da ogni credenza, fuori. Fuori da ogni pensiero sull'universo, nell'universo in movimento, nel movimento impalpabile della materia mutante, che si incrina e si scioglie. Si scioglie come neve, come ghiaccio, toccato da un denso calore, calore denso, colore forte, impensabile, come miliardi di stelle infuocate, che consumano e si consumano. Nell'incommensurabile logoramento della materia, indifesa, indifendibile, che non può difendere, difendersi dall'implacabile deterioramento nell'universo in movimento. Giacché la materia muovendosi si deteriora, a poco si consuma nel movimento, nell'esistenza si logora e logora, si muove e viene mossa nell'universo in movimento. Nulla è fermo, statico. Tutto è in movimento, tutto si consuma continuamente. La stella pian piano si spegne, spenta continua a consumarsi. Consumandosi diviene polvere. Materia che continua a logorarsi, e a logorare e a scontrarsi con gli elementi nell'universo. Nell'universo in movimento. E gli elementi caldi e freddi nell'universo, scontrandosi e consumandosi, possono anche favorire e creare la vita, oppure indurre alla materia morta, manchevole dell'input per la vita.